il sapore preciso dei giorni in aprile, l'ingenua incoscienza della mia età, che ne sai, tu che noi, come relatore Franco Licori, io ci tenevo particolarmente alla presentazione della sua relazione perché personalmente sono molto interessata a tutto ciò che riguarda le certificazioni bio, vegan, le false certificazioni, tutto ciò che gira dietro al mondo vegan. E quindi ho chiamato Franco proprio come grande esperto, lui stesso produttore, lui stesso da una vita cerca di produrre i propri prodotti non utilizzando assolutamente chimica, assolutamente nessun derivato animale e assolutamente senza sperimentazione. Vegano lui stesso da una vita, pratica nella vita, cioè nella professione, ciò che è nella vita. E sappiamo come il discorso vegan stia diventando adesso un business. E quindi avere una persona di cui sono sicura che quello che dice è anche la realtà è forse una rarità in questo momento. Magari dico anche qualcosina di lui, delle sue specializzazioni, naturopata kinesiologo, e ha ideato e realizzato i primi tensioattivi vegetali biologici, correggimi se dico qualcosa che non va, mai testati su animali, dimostrando che produrre detersivi e detergenti vegan bio è possibile e doveroso verso il pianeta che ci ospita. Lascio a lui la parola. Grazie. Giustamente come dicevi, il mondo vegano sta suscitando molti interessi, quindi molti si buttano perché hanno sentito fiuto di affari. Da un certo punto di vista niente di male, nel senso che se uno lo fa per scelta e fa un lavoro è la normale conseguenza che viene uno dei soldi che come a tutti servono per vivere. Il discorso invece è un po' più diverso quando la motivazione è fare business e tutto il resto può passare in secondo piano e purtroppo visto l'aumento dell'interesse verso il mondo vegano è quello che ho paura che stia succedendo, come è successo con il biologico e con tanti altri campi. Quello che a me da un po' di tempo è venuta in mente di fare era appunto tenere delle brevi conferenze tipo questa in cui da addetto del settore mi sono reso conto di alcuni aspetti che di solito non vengono considerati dai vegani, nel bene e nel male, nel senso che a volte i vegani non per cattiveria o per malafede, ma semplicemente perché non conoscono tecnicamente certe questioni, tendono appunto a pensare che alcune volte ci sia sfruttamento degli animali quando non c'è e invece non pensare che a volte lo sfruttamento c'è quando apparentemente non esiste traccia. E due anni fa a Vignola, per esempio, ho tenuto una conferenza che quando l'avevamo pubblicizzato in un festival vegano aveva stato un clamore, un putiferio che non finiva più, che era l'apicoltura vegana. E noi abbiamo anche una piccola azienda agricola in montagna in Trentino e avevamo le api per il piacere di tenere le api, non per sfruttarle, fare farmiere, eccetera. E l'idea era quella di far capire che le api hanno una funzione importante, anche lì bisogna stare un po' attenti perché poi vanno a mangiare l'habitat di altri insetti pollinatori, ma che non hanno la facilitazione delle api di farsi le scorte per l'inverno, quindi diventano preponderanti sulle altre popolazioni. Però al di là di questo c'è la possibilità di tenere le api come quando si salva per esempio da un macello un asino, una capra, eccetera, e tenerle per il semplice fatto che sono api, appunto. Ecco, in questo a volte non dico che mi viene da criticare, però forse un atteggiamento un po' più elastico, non permissivo ma elastico, potrebbe essere una buona soluzione secondo me, cioè per quanto riguarda le api o anche altre situazioni, dire le api le teniamo perché è importante che rimangano, perché sono importanti per l'ecosistema, eccetera,
Se per caso avanza del miele che loro non riescono a utilizzare, possiamo anche pensare di usarlo senza che ci sia sfruttamento. Quello che facevamo noi, per esempio, ecco, qui bisogna conoscere però e sfatare un po' di miti sulle api. Qualcuno sostiene, l'abbiamo visto nei blog, in qualche intervento fatto in internet, nei social network, qualcuno pensava che le api venissero uccise col fumo per portare via il miele, no? Il fumo, gli apicoltori poco intelligenti lo usavano per tenere le carne, pensavano quando aprivano le arnie e venivano addosso sciarpe. Questo succede quando le apri velocemente, nelle giornate che non sono quelle ottimali, quindi durante le giornate di vento, di nuvoloso, eccetera. E, all'inizio degli anni del Novecento facevano così, avevano 10 armi e 5 le uccidevano col fumo per poi prendere il miele e le altre 5 le tenevano per l'anno dopo. Adesso l'apicoltura, anche quella scellerata industriale, non è così. Sta di fatto che quello che facevamo noi, per esempio, era tenerle e lasciavamo in melare con la famiglia, praticamente non so se sapete come funziona. Non so se sapete come funziona, la famiglia si espande in primavera quando cominciano le fioriture, quindi la regina depone più uova, si sviluppano più api, quando la casetta fisicamente non è più in grado di contenerle, o si allarga la casetta mettendo i melari, oppure la famiglia sciama, quindi si divide in due, fanno una nuova regina e si riproduce in questo modo. Mettere i melari vuol dire creare più spazio, perché 80.000 api nella casetta non ci stanno più. E gli apicoltori cosa fanno? Portano via i melari vuoti, pieni, continuano a mettere i vuoti, spesso quelli ancora più criminali gli portano via tutto e gli danno da mangiare acqua e zucchero. E questo non è chiaramente né sostenibile né fa il bene delle api che sono state progettate dalla natura per mangiare il miele che producono per se stesse. E noi ci mettevamo dei melari, quel miele che producevano in più, se qualche famiglia era debole, spostavamo i telaini per darlo da mangiare a loro, perché magari una famiglia non era morta la regina, il tempo di fare un'altra passavano 20 giorni, quindi serviva a dare sostegno a queste più deboli. Se arrivato l'autunno c'era ancora del miele sui melari, loro cosa fanno? Lo portano verso il basso, verso il nido, e farsi le scorte per l'inverno, però quando il nido è pieno, è pieno. Se avanzava qualche chilo, allora prima che andasse ad ammuffire in inverno lo prendevamo e lo utilizzavamo. Però questo secondo me potrebbe essere un compromesso sostenibile, nel senso che le api le tieni per il piacere di tenere, se poi avanza qualcosa viene. È come se uno salva delle galline dai macelli e se per caso gli mordono due uova in giardino, se le mangia potrebbe non essere niente di male, qualcuno può scegliere di mangiarle oppure no, però non la vedrai così drammatica come tenere le galline chiaramente in batteria a fargli fare uova come se fossero delle fabbriche. Ecco, detto questo, l'obiettivo comunque di questo intervento è quello di far considerare certi aspetti che di solito non sono considerati dai vegani, che normalmente guardano solo che gli ingredienti non siano di derivazione animale. Ci sono altri aspetti però secondo me importantissimi di cui bisogna tenere conto. Quindi prima di iniziare a esporvi questi concetti volevo chiedervi, ecco, non c'è nessun giudizio, nessuna critica, nessun dito puntato su nessuno, però volevo chiedervi di alzare la mano quelli di voi che sono vegani. Una decina più o meno. Ok, vediamo alla fine poi se dopo quello che vi ho raccontato, non dico rispettate le regole, ma avete mai valutato questi altri fattori che di solito vengono ignorati. Allora, il primo è l'alimentazione biologica. Secondo me, io non ho la verità in tasca, però questo è il mio modo di vedere le cose, secondo me parlare di vegano e non parlare di biologico vuol dire parlare del nulla. Perché se noi prendiamo, non so, dei biscotti fatti senza burro, senza uova, senza nessun derivato animale, che contengono però fatti con cereali coltivati in maniera estensiva dalle grosse aziende agricole usando pesticidi, fertilizzanti chimici, eccetera, magari con l'olio di palma, perché vediamo prodotti certificati vegani con l'olio di palma, forse ci sta sfuggendo qualcosa, perché coltivare in maniera non biologica vuol dire creare la morte di tutto l'ecosistema, perché i trattamenti chimici, i fertilizzanti, tutto quello che poi va a finire in falda, oltretutto,
comincia ad uccidere gli insetti, gli uccelli che mangiano gli insetti che sono avvelenati e tutta la catena alimentare, tutta la catena biologica che vive attorno a quell'ecosistema è contaminata. Quindi non ci sarà in quel prodotto un ingrediente animale, ma quei cereali sono comunque sporchi di intrisi di sangue, a mio modo di vedere. L'altro aspetto è appunto quello dell'olio di palma, di quello di coco di cui si parla ancora meno, che non è drammatica la situazione come quello di palma, ma non è distantissima. Non so se sapete riguardo l'olio di palma, al di là degli aspetti nutrizionali, sapete che viene deforestate intere foreste, centinaia e centinaia di ettari, vengono ammazzati tutti gli animali che ci sono, anche gli indigeni. E c'è, qualcuno potrà dire, l'olio di palma è certificato biologico dell'RSPO. L'RSPO è un'associazione che dovrebbe garantire che non arriva dalla deforestazione. Sapete quali sono i membri dell'RSPO? Le aziende che producono l'olio di palma, quindi l'azienda che certifica se stessa, quindi è una presa in giro. L'olio di cocco è abbastanza simile, nel senso che per essere certificato biologico vanno a vedere a ritroso 10 anni se arrivava da deforestazione per quel terreno oppure se c'era già piantagione di cocco. Ma 10 anni sono inutili come tipo di controllo, perché l'albero di cocco ci mette 17-18 anni a dare frutti, quindi uno lo va a certificare quando va in produzione. Vanno a vedere 10 anni indietro, 10 anni indietro cosa c'era lì in cocco, certo, l'aveva piantato 8 anni prima. Quindi anche quella è una presa in giro. L'altro aspetto importante, quello che spesso non viene considerato, è l'uso di sostanze chimiche. Le sostanze chimiche sono tutte sperimentate su animali. Sono state e vengono tuttora sperimentate su animali. E durante le fasi di estrazione, lavorazione, smaltimento, eccetera, creano disastri ambientali inverosimili. Se vogliamo parlare del tessile, per esempio, non so se lo sapete, ma il 70% dei pesticidi usati in agricoltura serve per proteggere il piatto di cotone. Le grosse estensioni, per esempio in Africa o negli Stati Uniti, vengono irrorate con gli aerei assolutamente grandi che passare con i trattori e gli atomizzatori impiegherebbe giornate e giornate di lavoro, quindi passano addirittura con gli aerei. Vi ricordate il film La mia Africa? Facevo quel lavoro lì, era un bel report, insomma, dell'interpretazione, insomma, di quella persona. E un altro aspetto riguarda, di cui si parla ancora poco, la cosmesi. Adesso troverete un sacco di prodotti cosmetici con scritto cruelty free, vari simbolini, vari marchi, che servono, prima o poi, prima di vedere, solo a fare cassetto. Perché? Perché c'è poca conoscenza anche lì. Però molti disciplinari prevedono, per esempio, che per fregiarsi di quel logo, il produttore, guardate bene le parole, il produttore del cosmetico si faccia dare dal suo fornitore di materie prime le certificazioni che lui non ha mai sperimentato o fatto sperimentare terzi su animali. Non c'è nessun problema. Non c'è nessun problema con queste autorizzazioni, queste dichiarazioni, perché i venditori di materie prime non sono i produttori. I produttori sono le multinazionali, alle quali se anche provate a chiedere una certificazione del genere si mettono a ridere, nella migliore delle ipotesi, sicuramente non rispondono, e perché l'hanno fatto. L'unico limite che c'è stato, fortunatamente, alla sperimentazione animale finora è stato dovuto ai costi. I costi sono molto alti, per fortuna, e quindi non tutti potevano permettersi di spendere 30, 40, 50, 100 mila euro per testare un prodotto senza avere garanzie del risultato. E quindi tutti quei simbolini non sono assolutamente una garanzia che quei prodotti, quelle materie prime utilizzate, non siano state testate sugli animali. E purtroppo non sono state tutte, quindi inutile raccontarsi le frottole. Tutti gli ingredienti usati nei cosmetici sono stati sperimentati sugli animali, senza considerare che molti ingredienti che possono essere usati non derivano direttamente dalla produzione dedicata alla cosmesi, ma magari sono prodotti che sono nati per essere utilizzati nell'industria alimentare piuttosto che da altre parti. Non so se ne siete al corrente, ma dal 2009 sono vietati gli esperimenti su animali, sia sui prodotti finiti, cosmetici, sia sulle materie prime, in Europa. Il problema qual è? Che la maggior parte delle multinazionali hanno spostato
un sistema di sperimentazione attuato. E quindi ci ritroviamo con il problema che è uscito dalla porta ed è rientrato dalla finestra. Qualcuno aveva detto qualcosa? No. Quindi il problema, la realtà è questa, quindi avere un marchetto non è assolutamente una garanzia. Bisogna lavorare dal basso, come sempre succede poi alla fine, cioè cominciare a rendersi conto di queste cose e se si fanno delle scelte etiche, decidere di boicottare le aziende che fanno lavori di questo tipo. È l'unica arma, che sia per convinzione o che sia per costrizione, se nel momento in cui smettono di fare questo tipo di lavoro sporco, ne beneficiano gli animali. Se il nostro obiettivo è quello, del resto dovremo fregarcene abbastanza, insomma. Ecco, un altro aspetto che non viene praticamente mai considerato è quello dei prodotti che utilizziamo, per esempio, per l'igiene della casa o per curarci. Si è fatto molto scalpore sui test sugli animali nei prodotti cosmetici, ma il 95% degli animali immolati sull'altare della scienza avviene per la sperimentazione di farmaci, il 95%. Quindi se qualcuno di voi utilizza farmaci quando ha qualche problema, sappia che i farmaci sono tutti insanguinati, perché attualmente sono gli unici modelli sperimentali accettati. Adesso si stanno muovendo dei modelli alternativi sulle proteine create in laboratorio, eccetera, che sono oltretutto molto più validi dei test sugli animali. Però siamo agli inizi, finora tutti i test sono fatti sugli animali, a volte poi anche sugli esseri umani. Quindi umani, cioè animali, umani e non umani. Qualcuno ci aveva mai pensato a questi risvolti? Sì? No? Forse? Ecco, è chiaro che qualsiasi cosa noi facciamo ha un effetto sull'ambiente, sul pianeta, quindi su tutti gli esseri che ospitano questo pianeta Terra. Qualsiasi azione noi facciamo, anche la sua semplice presenza, ha un impatto negativo, perché noi respiriamo, bruciamo ossigeno, emettiamo CO2, 8 miliardi di persone che respirano, utilizzano prodotti, guidano macchine, eccetera, comunque hanno bisogno di una casa, quindi di terreno che viene sottratto al ciclo naturale per costruire un'abitazione, una fabbrica, un luogo di lavoro, eccetera. Sono tutte azioni che vanno comunque a minare l'equilibrio. Il problema è anche quello della sovrappopolazione, e azioni importanti in questo senso non se ne sono mai fatte, anzi, al limite molte nazioni tipo l'Italia si preoccupa che gli italiani fanno meno figli e li fanno gli extracomunitari, ma non è quello il problema, non è che l'essere umano non rischia l'estinzione, purtroppo, dico io, perché se ce ne fosse un po' di meno forse sarebbe meglio. E il problema è che l'uomo è l'unico animale che distrugge l'ambiente che dovrebbe garantirgli il futuro, e questo viene, nonostante questo, viene considerato l'essere vivente più intelligente sulla Terra. Secondo me non è proprio più intelligente, però sta di fatto che le popolazioni di animali, se un ambiente non riesce a garantirgli sufficiente risorse, cibo, eccetera, smettono di riprodursi, magari per una stagione o due. Se hanno un'epidemia, smettono di riprodursi. L'uomo sembra che faccia le corse per riprodursi sempre di più. E quindi anche il fatto della mortalità, eccetera, che c'è in certe aree, è una normale conseguenza. Una volta il rapporto fra nascita e morte era considerato in maniera molto più, come dire, naturale, cioè anche la morte di un essere vivente, di un essere umano per malattia o perché fisicamente non aveva un patrimonio genetico forte, era considerato normale. I bambini, anche solo 50 anni fa, 80 anni fa, c'era una mortalità infantile molto più elevata ed era accettato il fatto che sopravvivevano quelli più forti. Non sto dicendo che i deboli erano buttati giù dalle montagne come facevano nell'antica Grecia, però stiamo forse arrivando a un paradosso, insomma, quindi che per forza di cose uno si deve salvare, ma se non è un meccanismo naturale quello di salvare tutti, e gli organismi più deboli in natura soccombono. Questa è una legge naturale che serve proprio perché la specie venga portata avanti, oltretutto, quindi per la salvaguardia dell'insieme.
Ecco, sotto questo aspetto è molto interessante parlare proprio delle api, ritornando al discorso di prima. Le api non vengono considerate singoli individui, ma l'individuo è la casetta, l'arnia con l'ape, che è composta dalla regina, gli operai, i fuchi e gli operai che hanno varie funzioni in base all'età. Le viene considerato un superorganismo, no? Come se fosse un organismo fatto di diverse cellule. Ecco, noi dovremmo ragionare con questi termini. Non è importante, non fraintendete quello che sto dicendo, ma non è importante che una persona viva o muoia, l'importante è che viva l'insieme delle persone. Questo non vuol dire che uno deve essere sacrificato, perché sennò giustificheremo anche la sperimentazione animale. Però noi stiamo andando in una direzione, secondo me, che non è quella sana, naturale, perché andiamo a selezionare individui sempre più deboli dal punto di vista genetico, dal punto di vista anche se vogliamo culturale, intellettivo, non vuol dire che bisogna sparare alle persone, però un cambio di direzione forse potrebbe farci riflettere su certi aspetti, quindi invece di fare tre figli, fare uno, no? Questo potrebbe essere per esempio un approccio un po' più sano, cercare di capire perché uno fa dei figli e non farlo semplicemente perché è dotato di organi sessuali, perché è una cosa che sta purtroppo molto spesso succedendo. Avete qualche osservazione da fare, qualche intervento? Non è un monologo questo. Per quanto riguarda la cosmesi, visto che non ci possiamo fidare del simboletto come TP, come si fa per districarsi? Allora, i prodotti cosmetici come i prodotti alimentari, una regola già di buon senso è quella, intanto degli ingredienti che siano biologici. Molti purtroppo nei cosmetici non sanno interpretare e leggere le etichette, basta sapere però che i nomi scritti in latino sono piante, i nomi scritti in inglese o con sigle sono prodotti di sintesi o di semisintesi, alcune che possono essere accettate e alcune no. Io personalmente non uso nessuna sostanza sintetica, però ecco, la regola è questa qui. Gli ingredienti vengono messi in ordine decrescente, come negli alimenti, quindi il primo è quello che ce n'è di più, e poi dubitare sempre quando vedete degli elenchi di ingredienti lunghi una settimana, no? Cioè gli ingredienti devono essere pochi, si può fare dei cosmetici con due ingredienti, tre ingredienti, a volerne mettere tanti se ne mette 7-8, insomma, quando si comincia a vederne troppi allora poi diventa complicato, perché ci sono ausili di fabbricazione, antimuffa, conservanti, perché i prodotti sono molto complessi, perché devono soddisfare alle regole estetiche del mercato, e invece di guardare la funzionalità si guarda più l'apparenza, quindi a volte la confezione è molto bella ma poi dentro c'è della porcheria, insomma, quindi questa è una regola. Accettare il fatto, secondo me, che essendo stati tutti testati, l'importante è che se ci sono materie nuove, queste non vengono testate oggi. Ecco, questa è una cosa importante da fare. Prima tu accennavi il discorso dei detergenti che noi facevamo. Noi usavamo la noce del sapone biologica, facevamo un'estrazione solo con l'acqua e facevamo detersivi. Adesso abbiamo abbandonato anche quella perché abbiamo fatto una scelta che ha un impatto ambientale ancora inferiore. Usiamo solo la cenere di legna. E nessuno ha mai sperimentato, perché l'abbiamo fatti noi per la prima volta questi estratti, nessuno ha mai sperimentato su animale né l'estratto delle noci né la cenere. La cenere veniva usata da tutti una volta per lavare e nessuno si è mai pensato di fare sperimentazione animale, quindi non vedo un motivo per cui ci si debba inventare questa cosa adesso di farla, insomma. Quindi c'è la possibilità, è chiaro che comprare le basi delle multinazionali è molto più semplice, però a me viene da ridere, se non da piangere, quando in manifestazioni vegane trovo chi propone detersivi fatti con i tensiativi vegetali, poi vai a vedere gli ingredienti, sono fatti con i tensiativi a base di cocco, che viene magari dalla deforestazione, comunque dall'altra parte del mondo, estratto con solventi, e commercializzato dalle multinazionali, perché quelle basi detergenti le ha inventate da Henkel, non le ha inventate l'artigiano che vedete in giro. Quindi parlare di sostenibilità ambientale, di economie alternative, di decrescita, quando poi si vanno a proporre prodotti fatti da multinazionali, mi pare che forse le idee sono quantomeno un po' confuse. È molto complessa, però se non se ne parla, l'importante è che si cominci a parlare. Io quando
vedo aziende che fanno dei prodotti e cioè, non è difficile fare queste cose. Certo, bisogna, noi per esempio per raccogliere la cenere abbiamo fatto gli accordi con alcuni gruppi d'acquisto, loro ci danno la cenere e noi in cambio gli regaliamo detersivo, perché così ci garantiamo la cenere. Poi c'è molto lavoro manuale, è chiaro che è più comodo comprare le basi, aggiungi acqua, in fracoli, il lavoro è fatto, lo puoi vendere a meno ed è più semplice da fare, non ti sporchi le mani, è molto più facile. C'è da dire peraltro che fare la lisciva o farsi anche dei prodotti cosmetici in casa eccetera è anche piuttosto facile, quindi uno può anche prendersi la briga di andare nelle pizzerie, prendere la cenere, la setaccia, la fa bollire, se la fa. Vi garantisco che non è simpaticissimo mettersi lì a setacciarla, magari col vento che te la tira in faccia, che poi è irritante, quindi insomma va fatta con le dovute cautele, con le maschere, eccetera. Quindi, tutto quello che è naturale è innocuo, lo sappiamo benissimo. Però si può fare, chiaro che è un po' più complicato. Ma se vogliamo andare avanti bisogna tornare indietro, io dico sempre che abbiamo la fortuna di avere delle tecnologie che una volta non c'erano, quindi quando io parlo per esempio della lisciva con le persone dicono sì, ma chi è che torna indietro nel calderone a mescolare per ore e ore sul fuoco, ma una volta dico non c'erano le lavatrici e adesso le lavatrici, poi in realtà la lisciva si può usare per i pavimenti, per le lavastoviglie, perché l'altra bufala è quella che in casa bisogna avere 40 prodotti, non ne bastano due. Adesso si può far bollire, si lascia decantare e poi si usa in lavatrice, quindi non è che per stare ore a mescolare magari fuori al freddo d'inverno, no? Una volta succedeva così, adesso la tecnologia ci è venuta in aiuto, quindi si potrebbe veramente legare le antiche tradizioni sfruttando le tecnologie moderne per non fare la fatica inutile. Però bisogna che qualcuno si rimbocchi le maniche e si metta a farlo, insomma. Qualcun altro che aveva alzato la mano prima? No? Di quelli che hanno alzato la mano prima, quanti non usano farmaci, comprano cotone biologico? Ecco, è chiaro che sono aspetti di cui non se ne parla. Non se ne parla principalmente perché sono anche argomenti un po' scomodi. Se voi andate a vedere nelle varie fiere del biologico, vegani, eccetera, qui è stata fatta una certa selezione, ma in altri ambiti analoghi questo non viene fatto. A me hanno chiesto anche di recente in certe manifestazioni di verificare gli ingredienti e le aziende nel loro complesso se eticamente potevano essere ammessi. Io ho espresso il mio parere, a volte è stato ascoltato, a volte no, perché magari era già stata data la parola o avevano già partecipato l'anno precedente. Io personalmente non faccio sconti per nessuno, quindi se un prodotto non va bene o un'azienda non va bene, io la lascerei a casa, perché magari potrebbe essere il motivo per cui queste persone riflettono. Ripeto, magari non si convincono che la scelta vegana sia la scelta, l'unica secondo me scelta percorribile per la sostenibilità ambientale, però se cominciano a fatturare di meno magari cambiano idea e l'importante, ripeto, è il risultato finale. È possibile sostituire il farmaco con prodotti di erboristeria? Allora, sì, il discorso qui è ancora più complesso, se vogliamo. Allora, io non uso farmaci da 30 anni, forse più di 30 anni. Come? Io se riesco non li uso, ma certi casi... Allora, è chiaro che non sono scelte sempre facili, può darsi anche nem sempre possibili. Le alternative ci sono, ce ne sono tante. Il problema è che l'industria farmaceutica non vede di buon grado l'erboristeria, no? Quando un prodotto principiativo funziona troppo bene, lo tolgono dall'erboristeria o ti mettono dei limiti in percentuale per cui ne dovresti usare una tonnellata al giorno. Tanto per fare un esempio, l'iperico, non so se lo conoscete, ma l'iperico è quello con cui si fa anche l'olio per il corpo, l'olio di San Giovanni, quello rosso. L'iperico come estratto alcolico veniva utilizzato come tisana per la depressione ed era un antidepressivo potentissimo. L'hanno tolto perché la gente aveva problemi di farmaci, no? Ed era una cosa che uno poteva farsi in casa a costo zero, praticamente bastava andare in prati a raccoglierlo, seccarlo per usarlo durante tutto l'anno. Ma di esempi ce ne sono tantissimi. Il problema è a monte, cioè
se noi facciamo delle scelte in cui viviamo in un ambiente salubre senza usare sostanze chimiche che poi ci respiriamo e magari uno ci pensa e dice beh ma tanto non la mangi, se ma te la respiri, dai polmoni va dal flusso sanguigno al fegato e dopo ti accorgi di avere un tumore al fegato e non pensi da dove possa arrivare, no? Quindi avere fare delle scelte che ti permettono di vivere in un ambiente sano, mangiare alimentazione sana, biologica, vegana, eccetera, e i fattori di rischio nel contrarre patologie scendono drammaticamente. Quindi il problema non è tanto o solo con che cosa sostituire il farmaco, è come dire mangio 8.000 calorie al giorno, poi voglio la pilloletta magica che me la fa bruciare, no, mangia di meno. Quindi se lavoriamo sulla prevenzione probabilmente non ci ammaleremo mai, o se ci ammaliamo quella volta che succede basta veramente una tisana per risolvere il problema, perché il nostro sistema immunitario è forte. Il problema quasi sempre è lì poi. È chiaro che l'industria sta andando esattamente nella direzione opposta. Stiamo clonando il modello americano per il quale trovi gli antidepressivi, trovi i farmaci da banco, ma succederà anche qui in Italia, ai supermercati, in bussolotti così. Adesso non so se avete notato, ma anche gli spot dei farmaci, no? Adesso vabbè, chi fa le riprese, ma non sto sputtanando nessuno. Per fare un esempio, il Tachiflu, no? Uno è la tosse, una volta prendi la pastiglia, adesso ti fa vedere la tisana fumante, no? Cioè il farmaco è come se fosse una tisana fumante, cambia il modello, è come non far vedere l'animale ucciso. Se comprate un hamburger non mettono nella confezione la foto un animale al mattatoio mentre lo scuoiano, fanno vedere l'hamburger con la famigliola felice perché non identifichi il prodotto con l'origine del prodotto, è lo stesso discorso. Quindi è proprio l'approccio che noi dovremmo cambiare. Poi è chiaro che non è una cosa immediata né sempre facile, però si potrebbe comunque quantomeno ridurre drasticamente. Poi sono scelte individuali. Io personalmente mentalmente mi pongo nella condizione di non aver mai nulla, né qui né adesso né in futuro, ma se mai dovesse succedere, e non succederà, di avere una malattia degenerativa, posso scegliere anche di crepare invece che di usare un farmaco, di avere la vita attaccata a una macchina, insomma. Sono scelte, ripeto, nessuna giudicabile, molto personale, soggettive, per nulla facili, però ognuno poi può fare scelte che ritiene più opportune. Sta di fatto che continuare a prendere per qualsiasi cosa medicine, adesso vedete anche gli spot dei prodotti per il mal di testa, la confezione con 38 compresso è conveniente, conviene averla in casa da quando serve, così se ne hai tante la usi per ogni stupidata senza considerare gli usi impropri dei farmaci. E purtroppo ci sono anche molti medici che forse dovrebbero ricominciare a fare il primo anno di medicina invece di prescrivere farmaci con leggerezza, perché quando un medico, e purtroppo ce ne sono tanti, ti fanno la titetanica, se ti tagli col coltello mentre sei in cucina, e visto che con quel coltello non hai ucciso nessun cavallo in una stalla, il rischio di tetano non ce n'è, oppure per l'influenza ti hanno l'antibiotico, quando si sa benissimo che l'antibiotico per l'influenza non serve a nulla, forse già per questo si diminuirebbero le quantità di farmaci che vengono utilizzate. E senza considerare poi lo spreco che c'è, perché per esempio qui se hai bisogno di prendere la medicina te ne danno una scatola, se andati in India devi prendere un antibiotico 2 giorni, vai in farmacia, ti tagliano dalla lista 2 compresse e te ne danno 2. Funziona così, te la vendono a pezzo, non a confezione. Oltre al fatto che le scadenze sono 5 anni, non un anno, un anno e mezzo come qua, perché in realtà le scadenze sono un'altra storia per, come dice, al colliglio, dopo l'apertura usare entro 15 giorni, ma dove sta scritto? Con che cosa si contamina, per il fatto che è aperto, no? È chiaro che serve per continuare a vendere prodotti. Una domanda, ma l'origine della scelta vegana dal punto di vista, diciamo, storico culturale, dov'è che ha origine? Nel senso, vivendo nella mia ignoranza, i buddisti sappiamo che non vogliono far male a nessuno, neanche non quelli quando scavano la terra, c'è un rispetto totale, quindi potrebbe avere un origine di quel tipo, o penso a agli anni d'America, degli anni dei nativi, chiamiamolo così, che probabilmente il bisonte in un determinato modo sceglievano, erano assolutamente integrati nella natura e nel suo equilibrio, per cui sceglievano, ringraziavano, avevano avuto la loro spiritualità, bla bla bla,
però mangiavo anche la carne, vuol dire se ne avevano bisogno. Allora mi chiedo, l'origine culturale, storica della scelta vegana, cioè, dove potrebbe collocarsi? Dove ha origine, almeno un po'? Dove abbia origine non lo so, però il problema secondo me è quello di cui accennavo prima, cioè la sovrappopolazione. L'uomo è l'animale che ha preso il predominio su tutti gli altri e ha sconquassato gli equilibri che c'erano. Allora, se andate in Africa, nella savana, ci sono gli erbivori, ci sono i predatori che mangiano gli erbivori. Allora, condannate un leone o lo uccidete perché lui uccide la gazzella? Cioè, chi è che ha più diritto di vivere, il leone o la gazzella? Lì è una lotta ad armi pari. Allora, il pelle rossa andava a caccia con le frecce, sì, col cavallo, non a piedi, no? L'uomo è l'unico animale che utilizza strumenti per uccidere. Ma se già noi dicessimo alle persone che agli onnivori vuoi mangiare carne, bene, questo è un coltello, prendi l'animale, uccidilo e te lo mangi, no? Quindi è più comodo trovarlo già ucciso, no? Quindi già questo vorrebbe dire eliminare il 70% di persone che mangiano la carne. Poi il problema è quello del rapporto, cioè fino alla seconda guerra mondiale la carne la mangiavano una volta al mese, dopo la seconda guerra mondiale, un po' con le carenze, un po' con le false credenze, se la mangiavano una volta al giorno almeno. E quindi un discorso di proporzione, questo ha fatto scatenare la corsa verso le produzioni industriali, quindi come processi, e sto lasciando perdere l'aspetto etico dell'uccisione dell'animale, no? Mettiamolo a far presente in un secondo, però è proprio il sistema che è diverso, era molto più naturale quello degli indiani, se vogliamo. Allora io dico, consideriamo il rapporto preda-predatore un rapporto naturale, benissimo, l'uomo lavora a mani nude, sei in grado di corre dietro una mucca e uccide la mani nude, se la mangia, ma siccome non abbiamo canine, non abbiamo denti da carnivori, perché al di là poi di ogni altra considerazione, di fabbisogni nutrizionali, eccetera, apriamo la bocca e guardiamo che denti abbiamo in bocca, facciamo presto capire, guardiamo che intestino abbiamo e capiamo se riusciamo a mangiare, a digerire carne cruda o a digerire un vegetale. Noi abbiamo i molari, su 32 denti, i canini sono 4, e se questo abbiamo coraggio di chiamare canini, cioè se noi con questi denti qui pensiamo di riuscire ad ammazzare un animale, forse non abbiamo idea di come avviene la cosa, insomma. Non abbiamo artigli, non abbiamo una struttura in grado di ammazzare se non catturare una cavalletta e mangiarla, ecco, questo è il massimo che uno potrebbe fare, o raccogliere dei molluschi, quindi è un rapporto molto diverso. È un rapporto che si è perso, quindi secondo me in un ancestrale equilibrio naturale poteva anche starci il fatto che l'uomo occasionalmente predava qualche predatore, qualche animale se ne nutriva, ma era un mondo che non esiste più da millenni, era un rapporto diverso, non c'erano 8 miliardi di persone, forse ce ne saranno state un paio di milioni in giro per la terra, insomma, quindi. Poi molto spesso quelli primitivi mangiavano, si nutrivano prima di diventare erectus l'uomo, comunque o all'inizio dell'uomo erectus, mangiava, si trovava una carogna, cioè un animale già morto, non aveva neanche gli strumenti per uccidere. Dopo ha cominciato purtroppo a ingegnarsi, a costruire asce, lance, frecce, archi, eccetera, ma prima trovava un animale morto, lo mangiava e spesso poi crepava lui perché era infettato, no, questo animale. È tutto il mondo che adesso è cambiato, quel mondo lì non esiste più, dobbiamo avere dei parametri diversi, quindi dobbiamo riconsiderare un po' tutta la questione, secondo me. Sono entrato un po' dopo che avevo iniziato, allora le donne in panno so qualcosa, ma le donne dopo per esempio non so più nulla, sono tutto così. Perché dell'oro di palma, fortunatamente, grazie ad alcune persone, ad alcune associazioni, se ne è cominciato a parlare, gli scandali che sono usciti, ne ha parlato addirittura Report, eccetera. Dell'oro di cocco se ne parla meno, per due motivi. Primo, perché si sa di meno. Secondo, perché gli interessi sono meno forti, molto importanti, ma meno forti. E poi perché è una pianta costiera, quindi dicono è una pianta che cresce spontaneamente lungo le coste, no? Mentre la palma è una pianta d'interno, da dentro terra.
è vero che le piante di coco sono piante costiere, però se andiamo a vedere quali sono quelle nate spontaneamente e qual è il fabbisogno della richiesta del coco e dei suoi derivati che potrebbero soddisfare, stiamo parlando di numeri veramente ridicoli, no? Il resto comunque proviene da piantagioni fatte ad hoc e considerando oltretutto i tempi lunghi come abbattere una foresta della pianura e piantare un piopetto, è lo stesso discorso. Però si può dire che quello sia un ambiente naturale, perché non c'è nulla di naturale, tantomeno se non è biologico, perché i trattamenti vengono fatti anche lì. E il problema è tutto là. Il fatto della globalizzazione ha portato a muovere troppe merci in giro per il mondo. Poi che senso ha che noi utilizziamo l'olio di cocco quando abbiamo degli altri oli qua, o l'olio di palma? Al di là che dal punto di vista nutrizionale è il peggio del peggio. Adesso che con la nuova legge, fra l'altro, le industrie sono obbligate a scrivere in etichetta che oli vegetali sono, mentre prima c'erano solo oli e grassi vegetali, no? Idrogenati o non idrogenati, ma non c'era scritto altro, e quando c'era scritto questo sapevano, non tutti, ma comunque molti sapevano che era olio di palma e di palmisto. Il palmisto è il nocciolo del palma, che è ancora peggio, e contiene l'85% di grassi saturi, considerate che lo strutto ne ha 30%, tanto per dire dal punto di vista nutrizionale cos'è. Ma che senso ha utilizzare quegli oli? Tecnicamente sì, possono essere più facili per l'industria dolciaria, ma c'è gente che produce biscotti con l'olio d'olivo di girasole, ci avrà perso un po' di tempo a cambiare la ricetta, ma finì ci arrivi, siccome tutti sono dotati di cervello, basterebbe farlo funzionare e le soluzioni si troverebbero. Il fatto è che ci sono questi grossi interessi economici, perché l'olio di palma all'origine viene pagato pochissimo, ma qui all'ingrosso, se voi avete un'azienda e volete comprare l'olio di palma piuttosto che di girasole, la differenza al chilo sono 20-30 centesimi, stiamo parlando di cifre di questo genere. È chiaro che però le multinazionali che gestiscono il mercato dell'olio di palma muovono milioni di tonnellate all'anno e quindi sono miliardi di euro o di dollari che fatturano. Tutto qui il discorso. Potrebbero convertirsi, ma lo faranno quando avranno sfruttato tutto, come succede col petrolio, stessa storia. I paesi arabi hanno già la tecnologia idrogeno, sanno già come produrre, quando hanno già la tecnologia pronta, quando non ci sarà più richiesta di petrolio, hanno già la soluzione. Chiedere qualcosa? No? Posso chiederti io? Non so se... Allora, chi è celiaco è costretto a comprare determinati prodotti a parte cereali basici che si trovano anche biologici con fatica, perché non tutti i negozi specifici che siano... perché se li compriamo alla Coop possono esserci un sacco di cereali che sono contaminati, quindi non si possono comprare. Se si va nei negozi specializzati per celiachia, qualcosa si comincia a trovare nei cereali singoli. Però se io voglio un mix già pronto per fare il pane, perché non so se qualcuno è celiaco, ma è un delirio riuscire a fare un pane con solo la farina di riso o la fecola, o ci vuole un mix ben calibrato che uno che deve farlo in casa ci arriva. Se è un chimico, altrimenti è difficile riuscire a far lievitare il pane con un mix fatto in casa. Quindi ci sono i mix già preparati, però di biologico non si trova nulla, cioè è quasi impossibile. E se si trova... è troppo piccolo. No, e poi se si trova qualcosa, già un chilo di farina per celiaci costa dai 6 ai 10 euro. Se cerchiamo qualcosa anche di biologico, cioè ci vanno via 20 euro, cioè come facciamo a calcolare? Che uno può dire mangio meno cose preparate, lievitate e mangio più cereali, uno si può anche ingegnare, però diventa difficile. Cioè, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo tartassare le ditte? Non lo so, perché non... Questa potrebbe essere la soluzione, quella di fare pressioni, eccetera, però i tempi matureranno, ancora una volta matureranno, quindi è chiaro che situazioni del genere sono un po' al limite, nel senso che i celiaci non sono un popolo così diffuso, no, nel senso che così diffuso, per cui le percentuali di quelli dei celiaci che cercano il biologico sia interessante per il mondo del biologico, intendo dire, questo volevo. Però per quanto riguarda la celiachia, non so se avete notato che è una malattia che è uscita negli ultimi decenni, prima non esisteva in pratica. Il problema qual è? Non è che perché la gente mangia più pasta, perché una volta
anzi la pasta e il pane era il cibo quotidiano veramente, no? Il problema sono le selezioni genetiche che sono state fatte in agricoltura, quindi adesso c'è un ritorno ai cereali antichi e i cereali antichi hanno percentuali di glutine molto più basse e soprattutto un glutine che viene assimilato in maniera molto diversa, per cui a meno che uno sia proprio a livelli di celiachia totale, molto spesso viene tollerato benissimo e ci vuole solo un periodo per cui le persone si riabituano a mangiare questi cereali. C'è un ritorno, ci sono anche negli Stati Uniti aziende che hanno cominciato a seminare insieme 700-800 varietà diverse di grano, non sapevo neanche che ce ne fossero così tante. Una parte raccolta, come succedeva una volta, viene tenuto come semente per gli anni successivi e siccome ogni anno cambia la prevalenza di una pianta rispetto all'altra, chiaramente tutti biologici perché hanno crescite diverse per cui le infestanti non riescono a riprodursi. Ogni anno questo mix di varie specie cambia e quindi ogni anno la miscela è diversa, quindi anche gli organismi non riescono a sviluppare intolleranze perché ogni anno si sbilancia questo rapporto tra un tipo di un grano e un altro della miscela e il futuro andrà lì. Il problema è che quando l'agricoltura è diventata industriale si è lasciato perdere completamente la qualità pensando solo alla quantità, perdendo di vista comunque un aspetto molto importante, la legge di mercato della domanda e dell'offerta. Una volta, 30 anni fa, un quintale di mais da polenta costava 20.000 lire, adesso costa 20 euro, a volte meno, quindi non è certo aumentato di prezzo usando gli OGM o usando le specie ibride, selezionate, eccetera. Si produce di più, a volte non conviene addirittura neanche raccoglierlo, ma il guadagno ce l'hai con i contributi, eccetera, per cui produci di più di qualità scadente e quello che viene utilizzato crea tutti questi problemi secondari. Però ecco, l'arma del boicottaggio è fondamentale, quindi basta cominciare a non prendere più le merendine della ditta Tardi Italia che hanno di Parma e prima o poi arriveranno a fare altro. Avete visto la pubblicità della Granarolo che adesso fa il latte vegetale, no? Perché? Mica perché si sono convertiti, perché hanno visto che è un settore che tira. Però io personalmente non andrò mai a comprarlo, a parte che non è bio, me lo faccio in casa con niente praticamente. Però ecco, ad aziende che non fanno delle scelte per convinzione ma solo perché diventa una convenienza economica, io non darò mai un centesimo. Sì. Ecco, io sono arrivata che era già cominciata la conferenza, quindi magari avete già parlato. Io sapevo soia sì, soia no. Cioè so che deve essere biologica, certificata, perché non sia OGM, ma nella nostra alimentazione anche sotto forma di tofu è bene che ci sia, però perché ci sono pareri discordanti su questo. Allora, la soia può andare bene perché è una fonte di proteine nobili, no? Però non è l'unico legume che c'è, quindi forse è meglio prediligere magari ceci, fagioli, eccetera. Il problema della soia è che aumenta la produzione di estrogeni, che sono gli ormoni femminili, quindi non vanno bene, non ne va bene troppo né per la donna né per l'uomo. Quindi mangiarla con moderazione. Ecco, l'altro errore che fanno molti vegani o vegetariani è quello di dire bene, mangio più la carne, mangio seitan tutti i giorni, seitan è glutine puro e non va bene. Quindi abituarsi magari a mangiare cibi più semplici, meno i cibi sono elaborati, meglio è. Poi ecco, non eccedere, quindi quando io sono diventato vegetariano nel 91 e vegano da 4-5 anni, e quando le persone mi chiedono ma allora cosa mangi, dico tutto il resto. Il problema è che le persone non sono più educate a mangiare una grande varietà di cibo, mangiano sempre le stesse quattro cose, che sono onnivore o vegetariane, abbiamo perso l'abitudine della varietà. Adesso anche perché il mercato ci offriva quello che il pubblico cercava, quindi sempre quelle cose, sempre uguali, le mele sempre grandi della stessa dimensione, con quello stesso colore, tutto deve essere standardizzato. Questo è esattamente l'opposto di quello che dovremmo fare. Quindi se noi abbiamo un'alimentazione bilanciata, problemi di carenza non ne abbiamo. Chiaro che se togliamo il formaggio e mangiamo tofu tutti i giorni, togliamo un problema e ne viene fuori un altro, insomma.
adesso che abbiamo concluso. Benissimo, grazie mille a Franco che è andato ben oltre l'argomento che si pensava, spaziando in mille altre cose. Grazie della tua competenza. Ho salutato chi mi ha tradito, ho dato il mio rispetto a chi mi ha calpestato l'anima, ho perdonato cose che se Dio sapesse...